Il megalitismo in Sardegna ha una storia che data almeno al quinto millennio avanti Cristo, una storia che tra l'altro raccorda la nostra isola a un territorio molto vasto, molto esteso, che si estende appunto dalla penisola iberica fino almeno alla regione del Caucaso. L'interpretazione normalmente di questa tipologia di oggetti, la pietra infitta, vorrebbe appunto collegare questa vera e propria pratica quasi diciamo pure costruttiva in qualche modo, ha delle istanze di tipo astronomico, non meglio definibili, calendariale probabilmente. Certamente io sono convinto che il fatto che la figurazione, il simbolismo che appunto si sedimenta sulla pietra sia del tipo che magari ora descriviamo rapidamente, ci consenta di illuminare anche il significato di questi particolari oggetti. Quello che si può osservare a proposito della disposizione anche dell'apparato figurativo di questi particolari oggetti è che intanto rispetto a delle vere e proprie costanti che ritroviamo, se non identiche, almeno molto simili, in tutto l'arco spaziale che descrivevo prima. Ci sono evidentemente delle differenze di carattere stilistico, però quello che si può osservare, soprattutto sulla scorta degli studi del professore Emanuele Anati, che si è occupato in particolare delle stele dell'area Valcamonica e della Lunigiana, è che siamo davanti a dei veri e propri compendi cosmologici. Cioè, la stele incarna fondamentalmente, secondo il principio della corrispondenza tra microcosmo umano e macrocosmo, che è appunto l'universo, il tentativo di sintetizzare, di fare sintesi di quella che era evidentemente una concezione del cosmo molto ampia, condivisa in questo vastissimo territorio. Cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che fondamentalmente questi oggetti, qui abbiamo un esempio già piuttosto significativo, possono essere divisi in tre registri. Qui è visibile solo parzialmente, soprattutto attraverso questo segno che rimane, che doveva essere completato, ma lo vediamo meglio forse ecco, anche in quest'altra piccola statua menhir. Abbiamo una rappresentazione molto schematica, secondo la forma classica a T, come viene definita, del volto umano. Quindi le cavità orbitali e la rappresentazione schematica del naso. In questo caso abbiamo la rappresentazione dei seni, perché si tratta di una statua stele femminile. Allora, la regione superiore è fondamentalmente una rappresentazione della testa. Nelle espressioni della statuaria megalitica di altre aree, soprattutto, ecco, per esempio penso all'esempio della Lunigiana, è evidente che la rappresentazione della zona della testa di questo antropomorfo è avvicinabile alla rappresentazione dell'astro solare, che in alcuni casi sostituisce addirittura la rappresentazione della testa. E quindi è raccordabile, è riferibile alla dimensione uranica. La zona invece centrale, la fascia centrale, dove sono rappresentati, ecco, in questo caso di statua stele che rappresenta un antropomorfo di sesso femminile, gli attributi sessuali collegabili appunto alla maternità, e in questo caso, ma qui ci dovremmo tornare a questo particolare petroglifo, che in questo caso potremmo definire un doppio tridente o un capovolto, come è definito dagli archeologi, ci sono rappresentazioni che rimandano variamente alla dimensione della vita terrena, con la specificazione delle varie attività, per esempio produttive. Qui non è immediatamente percepibile, però nelle stele della Valcamonica, soprattutto nelle stele della Lunigiana, molto spesso in questa zona centrale della stele vengono rappresentati degli utensili, molto spesso una lama, un pugnale, penso per esempio alle stele della lingua d'oca. In genere, la zona centrale rispetto alla zona inferiore che viene infitta nel terreno è divisa o da una fascia, che molto spesso è rappresentata con un motivo a zigzag, che è stato ricollegato all'elemento acquatico, oppure in questo caso
da un oggetto nelle stele, appunto della lingua d'oca, è stato definito objet poignard, cioè il pugnale, l'oggetto pugnale. In questo caso un pugnale molto particolare, perché vediamo che si tratta di un pugnale bipenne, di fatto, che è stato avvicinato tipologicamente al cosiddetto pugnale remedello, che ha questa forma particolare della lama. Il fatto però è che questo di fatto come arma è un oggetto difficilmente utilizzabile, no? Quindi deve avere dei significati ulteriori, probabilmente allusivi, si pensa, alla detenzione del potere. Ecco perché questa tipologia di statua è stata interpretata come maschile, a differenza delle altre che abbiamo visto, che invece erano interpretate come femminili. La zona infitta, che nella interpretazione cosmologica a cui mi riferivo prima è interpretata appunto come la regione della stele che allude alla dimensione ctonia, sotterranea, normalmente è priva di figurazioni, anche perché non sarebbero visibili. Però capita talvolta che si trovino per esempio il serpente o l'aratro, che sono comunque, e con tutta evidenza, dei simboli diversamente allusivi della dimensione infera, potremmo dire, cioè, tonia, elementi che penetrano all'interno. L'elemento più caratteristico delle statue menhir, soprattutto del territorio di Laconi, è questo petroglifo particolare che in genere nella letteratura archeologica è definito capovolto. È definito capovolto perché lo si interpreta, probabilmente, ma questo lo penso io sulla base della suggestione della famosa rappresentazione del tuffatore della tomba di Pestum, come un essere umano, di questa sarebbe la testa, intento nell'atto appunto di precipitare verso il basso, no? Precipitare verso la regione ctonia, la regione infera. Ora, diversi aspetti, a mio avviso, ostano a un'interpretazione di questo tipo. A dire la verità c'è anche una lettura diversa che interpreta questo oggetto come un tridente. Semplicemente. Intanto osserviamo che questo tipo di interpretazione si fonda essenzialmente su una analogia che è pur innegabile con le figurazioni simboliche che si trovano rappresentate nella cosiddetta tomba dell'emiciclo di Oniferi, in cui elementi, se non proprio identici, ma sicuramente simili a questo, sono presenti. Tuttavia, quello che è possibile osservare a proposito dei grafemi di Oniferi, chiamiamoli così, è che le figure che sono indiscutibilmente figure antropomorfe, che sono rappresentate, intanto sono di tipologie molto diverse tra loro e non riconducibili a una sintesi unitaria. Però diciamo che quella che più si avvicina a questa, e di cui soprattutto si è posta attenzione sull'elemento che qui viene interpretato come la testa, ecco, quelle figure possono essere, e sono state effettivamente raccordate, con alcune figurazioni presenti in Val Camonica, dove la figura umana, rappresentata appunto con le braccia tese verso l'alto e le gambe, ha l'elemento circolare leggermente staccato rispetto al corpo. Leggermente staccato rispetto al corpo, è addirittura scavato, quasi in forma di coppella. Allora, con tutta evidenza, e ancora una volta gli studi di Emanuele Anatti da questo punto di vista risultano decisivi, si tratta non della rappresentazione di un essere umano capovolto, ma di una rappresentazione, mi si passi la licenza, espressionistica, di un essere umano di sesso femminile in cui l'elemento, appunto, genitale è rappresentato addirittura attraverso l'escavazione della pietra. Allora, se questo è vero, è chiaro che questa interpretazione, carattere antropomorfo, che in genere viene accettata anche abbastanza criticamente, inizia un pochino a vacillare. Oltretutto, possiamo osservare che una delle costanti a livello appunto eurasiatico nella rappresentazione di questa tipologia scultorea è appunto la presenza degli arti superiori che vengono rappresentati in maniere anche piuttosto diverse, a volte si traccia anche l'arco clavicolare, ma le braccia non mancano mai. Allora, se questa suggestione è corretta, noi potremmo ipotizzare che queste due linee curve
con questa curva a gomito, appunto, potrebbero essere la rappresentazione assolutamente canonica nel contesto in cui la stiamo individuando, appunto, delle braccia di questo antropoide. A questo punto questo sarebbe un oggetto non facilmente identificabile, che appunto questo individuo starebbe tenendo tra le mani. Ci viene in soccorso ancora una volta la comparazione attraverso figurazioni simili, figurazioni analoghe. Posso farti una domanda? Cioè, questo elemento mi ricorda chiaramente questo. Certo. Quindi se questo viene interpretato come il viso di una figura antropomorfa, in effetti qui ci potrebbero stare gli occhi e queste sono le due braccia che si allargano qui nelle mani che tengono il pugnale. Assolutamente, è quello che penso. E potremmo richiamare a questo proposito alcune figurazioni presenti su due stele, in particolare della regione della Francia meridionale, della lingua d'oca. Più precisamente potremmo richiamare la statua menhir della Prague e la statua menhir della Borie de Polen. Si tratta di due statue stele in cui, qui potremmo tornare da questa parte qui, dove l'antropomorfo si arricchisce di questo secondo elemento ad U, dove appunto la figurazione è intanto molto meno, come dire, astratta rispetto al nostro caso. E lì l'interpretazione è molto più semplice. Quindi abbiamo nelle statue appunto del museo di Rodez, dove si trovano conservate le due statue stele che citavo prima, abbiamo le mani unite a tenere appunto un oggetto che è sorretto anche da quella che in francese viene definita una bauderie, cioè una imbragatura, che serve appunto a tenere come una sorta di pendaglio quello che non meglio precisabilmente è stato definito un objet poignard, appunto una piccola lama di pugnale. Allora, io direi che qui non siamo distanti da quella che potrebbe essere la rappresentazione appunto di un'arma certamente di carattere simbolico, che a questo punto raddoppia appunto la simbologia dell'arma presente anche a distinguere la fascia mediana dalla fascia inferiore della statua stella. Questa piccola, tutto sommato rispetto allo standard, statua stella, evidentemente rappresentante un antropomorfo di sesso femminile, ha la particolarità nella zona addominale, diciamo pure, quindi nella fascia centrale della stele, di avere raffigurata, diciamo così, quella che tecnicamente si definisce una falsa porta. Questo è un elemento decisivo per l'interpretazione di questo tipo di oggetti, in particolare della tipologia femminile, perché l'elemento simbolico della falsa porta lo ritroviamo, diciamo pure, come una sorta di costante simbolica e iconografica, nelle Domus de Janus, in particolare nell'apertura quadrangolare che consente l'accesso alla sepoltura, la troviamo rappresentata anche come puro e semplice simbolo, quindi non letteralmente scavata, ma semplicemente rappresentata, e poi soprattutto da qui possiamo fare un salto di qualche secolo fino al, diciamo pure, pieno bronzo, pieno pianeta del bronzo, quando questo elemento caratterizzerà la grande stele centinata delle tombe dei giganti, soprattutto di area centro-settentrionale. La cosa interessante che è stata osservata, che possiamo richiamare, è che questo è un elemento iconografico tradizionale anche nel contesto delle stele funerarie egizie, soprattutto appunto nel XV secolo avanti Cristo, in particolare dal punto di vista tipologico nel periodo di Tutmosis III. Come dire, la rappresentazione della cavità vaginale. Io ho qualche perplessità, anche perché in questo caso con tutta evidenza manca la rappresentazione di quell'elemento simbolico che connota più direttamente le statue stele di sesso femminile, cioè la rappresentazione del seno. Certamente però è un elemento
veramente interessante. Ecco, quindi siamo alla parte posteriore. Sì, sul retro di questa statua stele è chiaramente visibile la rappresentazione di qualcosa che, insomma, non è facilmente definibile. Però si tratta di tre elementi che, non mi spingerò ad interpretarli, però una suggestione. Personalmente mi ricordano quello che già abbiamo avuto modo di presentare quando abbiamo analizzato il famoso bronzetto del sacerdote musico e ballerino, che aveva appunto dalla pagatura delle spalle fino alla testa una struttura analoga che serviva, si ricorderà, a sorreggere quello che abbiamo definito il diadema, con quella iscrizione che poi, di cui abbiamo fornito anche una lettura. A proposito dei bronzetti, io ho davvero l'impressione che questi oggetti rappresentino qualcosa che nell'epoca della loro realizzazione, quindi sostanzialmente nel bronzo finale, nella prima età del ferro, non era più attuale, ma il richiamo è a qualcosa che doveva aver costituito appunto il passato, un passato certamente glorioso, del popolo dei Nuraghi. In questo caso potremmo essere davanti a una rappresentazione in qualche modo coeva di ciò che appunto abbiamo trovato rappresentato anche nel nostro bronzetto. È soltanto una suggestione e quindi prendetela come tale. In questo esempio particolare continuiamo a chiamarlo capovolto, però rappresentato in un modo che davvero ci sorprende, perché quasi a inseguire un'istanza di tipo estetico, i due elementi che prima avevano una struttura, insomma, aperta, tridente, in questo caso si chiudono, convergendo tutti quanti in questo punto. Sono convinto che siamo davanti a un esempio più tardo rispetto a quelli che abbiamo presentato prima. Siamo anche davanti a una rappresentazione che presenta un grado di astrazione che non può non sorprenderci. Oltretutto, davvero, questa ricerca di una soluzione estetica particolare come quella che possiamo osservare qui. Questo esempio di rappresentazione proto-antropomorfa piuttosto arcaico, che vediamo che manca tutto il resto dell'apparato figurativo, inizia a comparire, direi timidamente, la rappresentazione del naso e delle due cavità orbitali. Abbiamo un esempio, secondo me, interessante. Qui possiamo vedere applicato ciò che Anati afferma a proposito dell'interpretazione della zona sommitale di queste statue menhir, e cioè il fatto che la testa rappresenti simbolicamente la regione uranica. E in questo caso, secondo l'osservazione piuttosto acuta di Anati, la rappresentazione degli occhi, molto spesso negli esempi più evoluti, diciamo, duplicata, è un'allusione all'astro del mattino e all'astro della sera, da intendere come elementi di regolazione del ciclo nittimerale. Quindi questo è un esempio interessante, appunto, di rappresentazione antropomorfa. Tra l'altro è curioso che poi una rappresentazione così esplicita degli occhi negli esempi successivi sparisca. Ci si limita alla rappresentazione dell'arcata sopraccigliare e del naso. Ricorre sulle statue stele femminili questo elemento che abbiamo definito come falsa porta e che appunto ci rimanda in maniera piuttosto esplicita e diretta alle aperture quadrangolari delle Domus de Janus e soprattutto direi alle stele centinate delle tombe dei giganti. Evidentemente sì, siamo davanti a un simbolo, potremmo dire, della porta inferi, no? Che dobbiamo intendere però appunto come simbolo di prosperità, simbolo di rinascita, probabilmente.
questo trattamento della morte, cui si immagina che possa essere nient'altro che il preludio a una sorta di trasformazione, e che poi si sarebbe sviluppata anche una certa corrente del simbolismo iniziatico, della rinascita mistica, è un elemento che appunto accomuna le rappresentazioni della morte, direi universalmente nelle culture arcaiche, e che dal punto di vista tipologico, però qui dobbiamo sottolineare, ci riporta appunto alle stele egizie, in cui il simbolismo della porta accompagnava, direi in maniera sistematica, il trattamento appunto funerario, sepolcrale del defunto. Tra l'altro il discorso di queste porte mi ricorda il Salmo 24, dove dice: alzate le porte delle vostre parti alte, perché passa Yahweh con il suo kavod, e quindi come delle porte particolari attraverso le quali passava la cosiddetta divinità con il suo kavod, e non gli uomini. Un vero e proprio passaggio di stato. Sì, un passaggio di stato, una sorta di, noi lo chiameremo Stargate. Sì, come dire, nella vita biologica che può appunto essere accostata a questo tipo di passaggio è proprio la morte, no? In qualche modo può significare anche questo. Non me ne vogliano gli accademici. No, non ce ne voglia. Adesso sentiamo qualcosa di interessante che riguarda non soltanto Lakoni, ma un territorio molto più vasto. Esatto, allora Lakoni, assieme ad altri comuni che sono Trento, Bolzano, Pontremoli, Aosta, Lunigiana, fa parte della rete nazionale dei musei che espongono le statue Menhir. E a breve ci sarà una grandissima sorpresa che verrà inaugurata a Lakoni il 26 di novembre. Ma non si può dire di più, e quindi non diciamo di più, semplicemente ci limitiamo a rimanere affascinati da ciò che vediamo, da ciò che abbiamo visto, da ciò che ci ha spiegato Matteo, professor Corrias, e quindi ci sarà poi modo di vedere tutto assieme. Grazie.